Salve a tutti e benvenuti sul canale Lo Psiconauta. Oggi vi presenterò la seconda pianta di questa serie. La pianta di cui parlerò è comune in tutta l'Italia e cresce anche ai margini delle strade, quindi è reperibile un po' ovunque. E oltre a essere gratis è anche del tutto legale, sia raccoglierla, consumarla e detenerla. Iniziamo subito. Credo che un po' tutti odino fare la dieta. Quante volte mangiando la solita insalatona dietetica vi siete detti Dio mio, l'insalata è proprio noiosa? Oggi sono qui per sconvolgervi un po' l'esistenza. Vi parlerò di un parente selvatico dell'insalata che mangiamo tutti i giorni, la lattuca virosa, che è una pianta appartenente alla famiglia delle asteracee, molto simile alla lattuca comune, lattuca sativa sarebbe il nome scientifico. Per via del suo ambiente vitale è spesso chiamata anche lattuca selvatica. Il termine virosa in particolare significa velenosa e deriva dalla sua ricolta tossicità, per cui non è considerata una pianta alimentare. Io prenderò in considerazione questa pianta in particolare, ma in realtà tutte le piante del genere lactuca secernono una sostanza psicoattiva, detta lactucopricina e la lactucina. Per quanto riguarda l'estrazione, essa ricorda un po' alla lontana quella dell'oppio. Si tagliano i fusti fioriferi delle lattughe e da essi fuoriesce un lattice bianco che, raccolto e lasciato asciugare, produce una sostanza bruna resinosa, chiamata lattucario. Il suo odore ricorda molto quello dell'oppio e questa similitudine ha creato il mito di un'affinità fra lattuga e oppio. Oltre al lattucario, sin dalla medicina classica è nota un'altra preparazione, il tridace, che è un estratto ottenuto la spremitura del fusto fresco delle lattughe e che è notevolmente inferiore in potenza farmacologica al lattucario. La conoscenza di questa sostanza non è di certo recente, in quanto veniva utilizzata già dai tempi dell'antico Egitto, ma dato che in pochi la conoscono e ancor meno la usano, non è mai stata resa illegale. Quindi siete assolutamente liberi di utilizzarla. Comunque per questo video è tutto, come al solito vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima.